What's up signori? Oggi siamo su un nuovo gioco, oggi siamo su Payday 2. Allora, chi non sa che cos'è Payday 2, in poco parole è un gioco di rapine. Il bello, sapete qual è? Che è un gioco online e in poche parole ci sono veramente un sacco di rapine. Infatti, mo vi faccio vedere che male va. Ecco, io sono livello 100. In poche parole, guardate quanti coppi, quante rapine ci sono, guardate. Ci sono veramente un botto, ma oggi noi facciamo solo una rapina. Oggi facciamo negozio di auto, che per capire il nostro obiettivo è rubare delle macchine. Visto che sono da solo, faccio la missione solo io, possiamo soltanto rubare una macchina. Non è impossibile, si può fare. Allora, io direi di fare la difficoltà Apocalisse. Sì, io ce l'ho fatta difficoltà normale, overkill. Questa volta la facciamo Apocalisse. Io non l'ho mai fatta Apocalisse. Mai sulla mia vita. Quindi sarà difficilissimo per me. Io ci ho fatto alcune missioni start. Eccoci dada, siamo al negozio di auto. Allora, visto che ce l'ho fatta in overkill, so cosa devo fare per prima. Per prima dobbiamo entrare sul negozio. Sono entrato. Allora, poi dobbiamo trovare la porta che... Perché poi là dentro ci sono le chiavi della macchina. Vediamo che è qui. No, quindi è su. Si è sopra di noi. Dobbiamo quindi salire. Allora, io di solito... passo di qui. Però, visto che c'è una videocamera... E passo delle guardie. Io direi di passare sopra il tetto. Chiaramente è la cosa migliore passare sopra il tetto perché nessuno ti vede, quindi si riesce a mettere sicuro. Quindi noi passiamo sopra il tetto. Allora, possiamo passare sul tetto da a destra o cioè da a destra o a sinistra. Per me è meglio passare da destra perché in poche parole, come potete vedere, c'è un sacco di macchine. Infatti c'è una guardia e non possiamo usare le macchine come coperture. Invece a sinistra ci sono le coperture, però pochissime. Invece qua ci sono abbastanza coperture. Allora, non devo entrare qui, devo... Ecco, le scale ci sono. Cazzo. Qui in circa, sì, ci sono tre guardie. In overkill mi ricordavo che c'erano due guardie. Spero che non passa qui, altrimenti sono fottuto. No, non c'ho paloma, seriamente vuole passare qui. Ah, ok. Veloce, 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 veloce. Allora, la porta per le chiavi si trova sempre su o sotto? Tipo, qua, eccolo, è lì. Ecco, ecco la porta delle chiavi, delle macchine. Dobbiamo cercare di entrare. Dobbiamo entrare. Siamo attenti perché ci possono essere civili. Ecco, ci poteva essere un civile oppure una guardia. Una guardia. In questo caso c'è stato un civile. Ok. Possiamo passare ora. Ok. Allora, ora dobbiamo ammazzare il Mercedes. Io voglio ammazzare questo civile di merda. Un civile in merda. Allora, il nostro compito ora è di ammazzare uno che ha la tessera di accesso, in poche parole. Eccolo, ragazzi, l'abbiamo trovato, è lì. Allora, io farei il ciro. Eccolo. Figlio di puttana. Siamo riusciti a trovarlo, Lara. Ci ho messo tipo un po' di tempo. Allora, ovviamente qua ho fatto fuori un altro civile perché era tipo qua. Allora, a questo punto, quando abbiamo la testa, dobbiamo andare subitissimo qua. Vabbè, due guardie. Cazzo. Non posso passare. Allora, ecco, quando noi siamo entrati qui, dobbiamo vedere il nome.
Bob Rush. Bob, dove sarai Bob? Merda. Allora, accanto ai computer c'è scritto un nome, in poche parole, accanto ai computer. E noi dobbiamo trovare il computer di Bob Rush. Dobbiamo trovare il suo computer. Allora, può essere lì, su, allora, può essere su, sotto, oppure là. Allora, io per primo voglio vedere qua su. Allora, Bob, dove sarai Bob? Spero che qui, altrimenti ci metterò un bel po'. No, non è su, rara. Il nostro caro Bob non è su. Quindi può essere sotto, oppure il computer del torre. Lo vediamo. Dove si vede il nome del... Cazzo, non si vede il nome. Non mi ricordavo sta cosa qui. Devo sperare che il computer è qua. Devo tutti i costi sperare. Tipo, dimmi che è qua. Bob, dimmi che sei qui, Bob. Sì, ragazzi, Bob, ecco. Dai. Allora, quando abbiamo occupato... Ma no, abbiamo fatto il computer, questa cosa qui. Dobbiamo salire. Allora, in poche parole, sapete perché dobbiamo hackerare il computer? Perché... Ecco. Merda. Ok. Ecco. Vaffanculo. Devo ravvirare. Che bello! Ravviriamo. Ce l'avrò quasi fatta. Vaffanculo. Ok, rara, siamo di nuovo qui. Ok, rara, siamo di nuovo qui. Questa volta il nome è diverso. Questa volta, eppure il computer è diverso. Questa volta è su. Oh mio Dio, ragazzi, cioè, guardate qui, momicino, guardate quanti cazzo sono. Allora, ho fatto fuori tipo 3 o 4 civili e una guardia sola. Ho solo tipo 2, un sacco per cavalli. Soltanto. Allora, questa volta. Allora, stavo dicendo prima che mi segammano. Prima stavo dicendo, no, che poche parole, no, dobbiamo creare questo computer perché poche parole ci dà il codice per aprire la porta che ci sono dentro le chiavi. In poche parole, il computer da questo, in poche parole, no, il codice per la porta delle chiavi. Allora ci dà il codice, poi noi andiamo sotto, perché questa volta la porta è sotto. Andiamo sotto, prendiamo la chiave, andiamo dentro la macchina. Ah no, è vero, non mi ricordavo, scusate. Per prima dobbiamo metterci quattro. Ok, tutto bene. Sì, tutto normale. Allora, per prima dobbiamo, in poche parole, metterci quattro. Poi andiamo a prendere le chiavi, prendiamo la macchina e boom, scappiamo. Io spero che ta guardia non passa, perché non ho più sacchi per cavale. Cioè, ce ne sono solo uno. Che mi ricordo bene. Watch out, guard. Cioè, che passa qua, devo fare veloce. Watch out, there's a guard. Minchia, una ciodia volevo. Ok. Andiamo velocemente sotto. Questa volta non c'è la videocamera qui. Questa volta, per fortuna. Allora, apriamo la porta. Andiamo a metterci quattro e le chiavi. E apriamo la macchina. Fine. Dai. Non voglio fare di nuovo questa missione. Per fortuna, qua c'è un botto di macchine. Giuro che la guardia si pianta là, io mi cazzo. Ok, non l'ha fatto, grazie di Dio.
Però non posso pushare. Sì, invece posso. Oh sì che può. Il problema è qua passano troppi civili. Guardate quanti cazzo di civili sono! Cioè, ma devo dirvi, ma è non male sta cosa? No, che non è non male. Allora, io ho i Chamber, due Chamber. Che loro vedono i cavalli che sono là, vedono tutti i civili morti. Tanto io uso i Chamber e boom! Tipo, c'ho tipo 2 minuti che non scatta l'allarme. Ok, prendiamo il C4 e mettiamolo veloce. Minchia, non so più parlare. La missione mi sta mettendo ansia. Allora, mettiamo il C4. Ora voi vedete un'azione kamikaze. Questa è un'azione kamikaze. Prendiamo, veloce, veloce, veloce. Vai, andiamo solo 2 minuti per scappare. Solo 2 minuti, facciamo veloce, facciamo veloce. Veloce, veloce, veloce. Veloce, 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 veloce. Bella sta macchina, tutta rossa. Proprio bellissima. Andiamo. Dai. Allora, il sistema di guida su PD2 è un casino, però. Madonna. Però che guido ben ce la posso fare. Siamo attenti. Merda! 500 metri, dai, ma qua sono 500 metri. Dai, veloce. Dai, abbiamo un minuto solo. Possiamo farci a 300 metri, ce la possiamo fare, su. Porca puttana, oh. Brum, veloce, brum, madonna, quanto scommata macchina, sta brum brum, scomma troppo. Ok. È stato un onore fare la tua missione. È stato veramente un vero onore. Vabbè, raga, ce l'abbiamo fatta. 800.000 euro. Un buon bottino. Oh mio Dio. Oh, mi sono cacato addosso. Pensavo che non ce la facevo, invece ce l'ho fatta. Ottimi. Per fortuna ho guidato abbastanza bene, per fortuna. Vabbè, raga. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao.